Comunque, se ci fosse una richiesta di nuove armi, io dovrei riunire la Lega. Perché io personalmente sono contrario. Non sono re sole, ripeto, abbiamo un movimento che ha centinaia di migliaia di iscritti, ministri, sindaci, governatori, parlamentari e amministratori locali, dovrei riunire la Lega e chiederlo alla Lega. Le parole di Macron sono parole sagge. Poi non c'è la belligeranza americana, non ci sono gli americani che mangiano l'hamburger, guardano la NBA, vogliono fare la guerra. C'è l'amministrazione in carica che mi sembra abbia intrapreso un percorso bellico, ma negli stessi Stati Uniti c'è un dibattito aperto, come c'è in Italia, con tante parti politiche, economiche e sociali che invece chiedono a gran voce la pace. Qua non si tratta qua di tornare a Rocky IV con Rocky Balboa contro Ivan Drago, magari se qualcuno ha questo in testa ci facciamo tutti del gran male. Quando dico che Macron in questa dichiarazione ha dimostrato saggezza, lo dico da amico e sostenitore di Marine Le Pen, e domando a voi giornalisti, e poi mi do la risposta fra 3 secondi, se avessi detto io che bisogna arrivare alla pace senza umiliare Putin, quanti talk show, quante inchieste di Procura della Repubblica, quanti attacchi politici dal PD o da altri mi sarebbero arrivati? Bene, lo faccio dire a Macron. I tedeschi dicono: noi del gas russo abbiamo bisogno non perché siamo putiniani, ma perché le nostre fabbriche con questo funzionano. Gli ungheresi hanno fatto una scelta, gli slovacchi, i bulgari. Io penso e spero che gli stessi inglesi non siano tutti in scia con Boris Johnson, che probabilmente per problemi interni è il più bellicista dei bellicisti. Qua si tratta di costringere Putin e Zelensky a sedersi al tavolo, e poi saranno loro due a decidere cosa fare e cosa chiedere, senza intromissioni esterne. Mi domando a che titolo qualcuno da fuori debba spiegare a Zelensky o a Putin cosa deve chiedere e cosa deve rifiutare.